Ciao a tutte, oggi andremo a realizzare questo simpatico scarponcino. Su di un cartoncino andiamo a disegnare due cerchi di circa 7-8 cm di diametro. Intorno a uno creiamo a mano libera un bordo di 1,5 cm e intorno all'altro di 1 cm, come mostrato nella foto. Ritagliamone due uguali. Ora ritagliamo due strisce dell'altezza di 1 cm, lunghezza circa 20 cm e una sagoma per realizzare il tacco, ricavata dalla forma più piccola della nostra suola. Attacchiamo una delle due strisce sulla parte più piccola della nostra suola, per la formazione del tacco. Attacchiamo l'altra striscia sulla lunetta della base del tacco. Andiamo ad assemblare due pezzi sempre con la colla a caldo. Sull'altro cartoncino andiamo ad attaccare le cannucce con la colla a caldo. Sono 32 cannucce distanti fra loro, 1,5 cm. Sovrapponiamo ed incolliamo le due suole tra loro. Partiamo ora con l'intreccio a due tessitori, alzando i montanti. Quando saremo arrivati quasi alla parte davanti del nostro scarpone, quindi la parte della suola più larga, lasciamo una cannuccia centrale e su quelle due laterali mettiamo due mollette ciascuna. Proseguiamo nell'intreccio a doppio tessitore salendo sullo spessore creato dalle mollette. Facciamo tre giri di intreccio. Al quarto giro, quando arriverete al tacco della scarpa, contate 3 cannucce, 3 montanti e lavoratevi. Arrivate al quarto montante, cominciate a prenderne due insieme per 6 volte. Dall'altra parte, naturalmente, comincerete a prendere di nuovo le cannucce ad una. Ogni volta che passerete dalla parte davanti della scarpa, prendiamo sempre le cannucce a due, stringendole sempre di più e cercando piano piano di dare la forma verso l'interno. Dopo aver realizzato tre giri, al quarto cominciamo a tornare indietro, intrecciando soltanto le cannucce a due. Cominceremo così a formare la linguetta della scarpa. Eliminiamo uno dei due montanti. Continuiamo ad intrecciare andando sempre avanti e indietro. Raggiunta una certa altezza, ci fermiamo e lasciamo sospeso il lavoro della linguetta che riprenderemo dopo. Inserite un ferro decalza nella posizione che vedete nella foto. Inserite nella punta del ferro una cannuccia e tiratela verso l'esterno. Mettete una punta di colla per fermare questa cannuccia che avete appena inserito. Eseguiamo questa operazione anche per l'altra parte della scarpa. Ora partiamo con l'intreccio a doppio tessitore dalla cannuccia che abbiamo appena inserito. Facciamo due giri e nel terzo saltiamo la prima cannuccia. Facciamo altri due giri e saltiamo un altro montante. Facciamo altri due giri. Con un tessitore abbracciamo il montante e con l'altro rientriamo verso l'interno, continuando ad intrecciare. Questo andrà a creare un foro
dove andremo a inserire l'ultima parte del cordoncino. In quello che deciderete che sarà l'ultimo giro di intreccio, i primi due montanti li andrete a prendere insieme. Nel frattempo possiamo anche dare la colla nella parte davanti in modo da poter togliere le mollette. Infiliamoci con un ferro da calza nella parte di intreccio in diagonale a fianco al montante libero. Tiriamo il montante verso l'esterno lasciando però un'anella. Questo lo faremo anche per l'altro montante superiore e da entrambe le parti dello scarponcino. Mettiamo un po' di colla nei primi due montanti da entrambe le parti e richiudiamoli verso l'interno. Chiudiamo il bordo dello scarponcino semplicemente accavallando i montanti uno sull'altro. Terminiamo anche la parte alta della linguetta e nell'ultimo giro i due montanti laterali li intrecciamo insieme. Ho dimenticato di realizzare i passaggi per fare la linguetta posteriore della scarpa, ma semplicemente si tratta di un intreccio ad un tessitore fatto su tre montanti. Una volta chiusi tutti i tessitori, tutti i montanti, tagliata l'eccedenza delle varie canucce montanti rimaste, passiamo la colla vinilica mantenendo in forma lo scarponcino con delle mollette. Ora, ultimo ritocchino finale, mettiamo una cannuccia incollandola con la colla a caldo per evitare che si veda lo spessore tra i due cartoncini. Passiamo ora alla colorazione, a piacere, in questo caso ho usato un acrilico marrone mescolato a colla vinilica. Qualche sfumatura di colore per dare un effetto un po' invecchiato, la suola dipinta di nero, il cordoncino in tinta ed ecco il nostro scarponcino terminato.